Soddisfazione dei cittadini di Focene invece per il ripristino del servizio bus del fine settimana. Ai nostri microfoni, il comitato di quartiere chiede tolleranza zero per i romani che non rispettano le regole quando vanno al mare, ma anche tante altre cose. Sentiamole. A Focene il comune ripristina il servizio bus nel fine settimana, interrotto a causa del parcheggio selvaggio. Soddisfazione fra i residenti e fra i membri del comitato cittadino. La buona notizia è che ieri, dopo una dimostrazione presso il comune di Fiumicino, il sindaco, avendo appreso la notizia della sospensione del servizio pubblico di trasporto nei weekend, l'ha ripristinata immediatamente, tramite un comunicato stampa. Quindi io pubblicamente lo ringrazio a nome di tutti i cittadini e speriamo che sia un buon inizio per risolvere anche altri problemi della nostra cittadina. Se Focene ha risolto uno dei suoi problemi, molti altri restano tristemente insoluti, fra questi la manutenzione del parco dei dentali, la pulizia della zona e l'illuminazione pubblica. Il problema del parcheggio selvaggio sicuramente, il rifacimento della costa che ha subito danni notevoli dalle mareggiate, e la messa a dimora dei nuovi spazi pubblici che sono il Parco dei Via dei Dentali e l'ex zona polisportiva, che sono, diciamo, due problemi a cuore dei cittadini di Focene perché unici centri di aggregazione all'interno della nostra cittadina. Un anziano, e qui non c'è un centro anziani per poter stare assieme. Qui siamo diventati tanti, siamo più di 130 anziani senza un circolo per poter vederci, per poter una partita a carte. Quando sarà fatta Viale di Focene a senso unico, andando diciamo verso Focene Nord e Via delle Carenerie a senso unico, andando da Focene Nord a Focene Sud, c'è praticamente una causa in corso tra un privato e il comune stesso, che questo privato ha usato un terreno a uso capione per farsi un orto. Se già si riuscisse a sbloccare questa situazione, Via delle Carenarie potrebbe sbucare sulla via del Viale di Focene, che è poi la via della scuola, quindi l'autobus eviterebbe di fare curve particolari e rimanere bloccato dovuto alla sosta selvaggia. Basterebbe, ecco, aumentare la vigilanza su Via delle Carenarie stesse, perché il problema si pone in tutto in Via delle Carenarie, e aumentando la vigilanza, non facendo fermare le macchine nei posti non dovuti, già secondo me si risolverebbe abbastanza. La maggior parte delle volte troviamo macchine parcheggiate davanti ai cancelli, anche dove vi è insomma, il passo carrabile, perché queste persone non sanno dove poter parcheggiare. Quindi noi con questa petizione chiediamo al Comune di istituire dei parcheggi pubblici, anche perché c'è una legge che prevede, diciamo, all'interno del paese un tot metri quadri di area deve essere adibita a un parcheggio pubblico, cosa che qui è totalmente inesistente. I cittadini nel frattempo hanno chiesto un incontro al sindaco Mario Canapini per programmare insieme un piano di interventi.